Che notizia? Live! Benvenuti nella sezione news di quest'oggi, lunedì 6 luglio. Questa mattina, poco prima delle 6, è avvenuto un grave incidente lungo la tangenziale ovest, in territorio dei comuni di Cusago e Settimo Milanese. Due vetture, per causa tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, sono entrate in collisione. Una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. La polizia stradale di Magenta ha fermato lungo la Boffalora Malpensa un'auto a bordo della quale viaggiava un 39enne. Dalla perquisizione è emersa della droga che l'uomo era solito acquistare nel Castanese per poi rivenderla in Piemonte. Proprio il Castanese viene monitorato attentamente dalle forze dell'ordine perché viene ritenuto un territorio sempre più fiorente per le attività di spaccio. Sempre a causa della droga è stato arrestato un 23enne di Legnano che assieme alla propria compagna aveva allestito la propria attività illecita. Non solo, nel box della coppia i carabinieri hanno scoperto moltissimo materiale risultato poi essere rubato, tra questo utensili, biciclette e orologi di ogni marca e valore. Restando a Legnano, la polizia è dovuta intervenire in un negozio di ottica del centro cittadino per bloccare un tunisino di 43 anni, specializzato nel furto delle montature degli occhiali. Tuttavia il commesso si è accorto del raggiro ed ha allertato il commissariato di Viale Gilardelli. Il nordafricano è così ristretto agli arresti domiciliari a San Vittore Olona. Grande successo ieri sera a Legnano, dove migliaia di persone hanno potuto assistere ad uno straordinario spettacolo pirotecnico, atto conclusivo della festa del castello. Una struttura, il castello, che è tornato dopo i 2 anni di restauro a far parte integrante della vita dei legnanesi. Per concludere segnalo sul nostro portale l'intervista a Don Mario Magnaghi, parroco della comunità di Magenta. Da oknotizia.com è tutto, grazie per averci seguito. Okradio.it. Take control.